Sono qua per una breve presentazione dell'intervento del professor Maurice Aimard su Genova, il Mediterraneo, il capitalismo e Fernand Braudel. Maurice Aimard dal 1976 è direttore des études presso l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, dal 1992 è amministratore della Maison des Sciences de l'Homme di Parigi. È uno storico dell'economia e della società moderna che ha dedicato particolare interesse ai paesi mediterranei. Nato a Tolosa nel 1936, è uno storico celebre soprattutto per la sua vocazione transnazionale. Infatti, grazie anche alla sua padronanza linguistica di diversi linguaggi, ha pubblicato numerosi contributi in Francia, in Italia, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in Messico, in Brasile, in India. L'Italia tra tutti questi paesi riveste un ruolo privilegiato. Aimard infatti ha risieduto in Italia per circa 10 anni, occupandosi sia della storia sociale di Venezia che dei paesi del sud Italia. Questi temi testimoniano dunque il suo primario interesse per il Mediterraneo e la sua volontà di mettere in rilievo il ruolo dell'Europa universale. Un sogno che condivide con quello che fu il suo maestro, Fernand Braudel, un più grande storico francese, uno dei principali esponenti dell'École des Annales, che studiò la civiltà e i cambiamenti a lungo termine, in opposizione dunque alla storia degli avvenimenti. Braudel fu, come noto, autore mezzo secolo fa di un celebre articolo sugli Annales che fondò un metodo basato appunto sul concetto di storia come lunga durata. Per Braudel la lunga durata è la carta dominante che consente di rivendicare alla storia, accanto alla matematica, un ruolo di federatrice delle scienze sociali, delle scienze dell'uomo, e secondo Braudel tutte queste scienze soffrono di un difetto sostanziale, cioè di essere troppo focalizzate sul presente e quindi di non prendere in considerazione le realtà, le dinamiche del passato, quindi senza essere in grado di avere un'attiva interpretazione del presente attraverso il passato. Attraverso questa chiave di lettura il professor Maurice Aimard stasera ci illustrerà il ruolo di Genova come capitale del capitalismo internazionale in un periodo che Fernand Braudel, un periodo che andava dal 1550 al 1630, un periodo che Fernand Braudel designò come il secolo dei genovesi. Forse molti di voi ricorderanno che alcuni anni fa, qui proprio a Palazzo Ducale, ci fu una mostra dedicata, il siglo dell'Os Genoveses, proprio a questo periodo. Ma stasera siamo qui per sentirci illustrare dall'autorevole voce del professor Aimard questo tema così interessante e problematico. Grazie. Grazie. Buonasera, vi devo confessare prima di tutto una cosa. Mi sono ritrovato negli ultimi giorni di fronte a due titoli per il mio intervento. Il primo era stato quello che mi aveva affidato l'amico Donald Sassoon, Genova e il capitalismo e Fernand Braudel, e poi il secondo che ho scoperto martedì scorso sul programma dato a stampa che voi avete fra le mani, che era diventato Genova, il Mediterraneo e Fernand Braudel senza il capitalismo del titolo. Dunque ho fatto una somma matematica e avevo deciso di trattare Genova, il Mediterraneo, il capitalismo e Fernand Braudel cominciando dalla fine di questo titolo, cioè dalla persona di Fernand Braudel, di cui avete alle spalle, dietro le mie spalle, una fotografia che data esattamente della fine degli anni 70, quando lui va a pubblicare la sua seconda grande opera, Civiltà materiale, economia e capitalismo,
fra 400 e 700, e per questo vorrei partire di lui, perché mi sembra, mi ponevo una domanda: perché tornare a Fermont Brodel oggi in una sessione della storia in piazza dedicata al capitalismo? E la prima risposta è: perché in questa grande opera del 79 lui ci ha proposto nello stesso tempo di interrogare il passato, infatti i passati di ciò che chiamiamo oggi capitalismo, però anche il suo presente e il suo futuro. E devo dire che questa seconda parte era molto importante per lui, però lo è anche per noi, perché ci invitava a confrontare le sue analisi, le sue interrogazioni e le sue previsioni di ieri con le stesse analisi, interrogazioni e previsioni che sono le nostre oggi di fronte a un contesto di funzionamento globale dell'economia mondiale che ha cambiato molto durante gli ultimi 35 anni e che continua a cambiare rapidamente senza lasciarsi la possibilità di prevederne il futuro, pure a scadenza riavvicinata. Come sempre faccio un rapido ricordo del metodo bordeliano, cioè solo il passato analizzato nella sua dimensione più generale e più globale può permettere di capire il presente, cioè di reinserire questo passato nella sua prospettiva di più lunga durata, di identificarne le origini lontane, le dinamiche a lunga scadenza, le tappe, però anche i fallimenti successivi, i ritorni indietro, le bifurcazioni, le interruzioni, le rotture. E per questo, in questa prospettiva, le scienze sociali, in particolare l'economia e la sociologia, hanno bisogno di lavorare in contatto stretto con la storia, si vogliono evitare di essere troppo attaccati al presente perché lo guardano da molto troppo vicino. Come diceva Brodel, hanno bisogno di utilizzare altri occhiali per liberarsi dalla tirannia del presente e guardare nel passato per vederlo da più lontano. Tornare a Brodel oggi significa scegliere di portare sul capitalismo uno sguardo diverso, di prendere con lui le nostre distanze per vederlo meglio da lontano, per prenderne una misura più adatta alla realtà, però anche per guardare al capitalismo a una scala spaziale più estesa, più larga, e per liberarci, nel misura del possibile, di un eurocentrismo che rimane oggi la malattia fondamentale, congenitale dei storici del nostro continente, e per liberarci, nello stesso tempo, da questa genealogia comoda, però superficiale, perché troppo lineare, che riduce la dinamica del capitalismo a una successione di tappe cronologiche, come per esempio quella molto antropomorfica della gioventù, dell'adolescenza, del dinamismo, della forza dell'età, della maturità, dell'invecchiamento, o anche un altro approccio sarebbe quello di una tipologia che si ispira di una lettura molto troppo schematica di Marx per ridurlo a tre tappe obbligate, percorse l'uno dopo l'altra: capitalismo commerciale, industriale e poi finanziaria. Queste divisioni, questa successione di tappe automaticamente
rispondono a un atteggiamento comune. Rinchiudere i differenti periodi del passato in altre tante scatole che non comunicano le une con le altre, e dove il passaggio dall'uno all'altro è assimilato a una transizione che può portare il nome di rivoluzione, di cui la penultima è stata battezzata rivoluzione industriale, accaduta 2 secoli e mezzo fa, avrebbe segnato come un punto di non ritorno il vero atto di nascita del capitalismo. E ancora, bisogna aspettare la metà dell'Ottocento per vedere la parola di capitale, che era stato veramente definito per la prima volta da Turgot negli anni 1770, acquisire con Marx, nel suo tempo, lettere di nobiltà e diritto di cittadino. E bisogna aspettare l'inizio del XX secolo per vedere con Werner Sombart la parola di capitalismo imporsi finalmente come parola chiave. Non voglio essere troppo brutale, però mi sembra che scegliere una tale rivoluzione come punto di partenza ha il vantaggio, per tutti quelli che non si interessano molto alla storia, di liberarsi della lunga durata. Per loro la storia non comincia a Sumer intorno a 3300 anni prima dell'era cristiana, come l'aveva proposto nel 1956 Samuel Noah Kramer, comincia nell'Inghilterra la seconda metà del Settecento con John Kay, James Watt, e sul piano della riflessione economica con Adam Smith. Una tale divisione semplificatrice del passato fra una preistoria tecnica e economica e una storia che a partire dalla metà del Settecento si sarebbe orientato, avrebbe rotto col passato e avrebbe preso una nuova strada ignorando ciò che c'era stato prima, è stato fortemente rimesso in discussione da molti storici del Medioevo e dell'età moderna durante gli ultimi decenni, e in modo parallelo l'eurocentrismo della storiografia europea lo è stato, e anche lui è stato superato grazie ai progressi delle ricerche sulle le altre grandi civiltà del mondo: Cina, Giappone, India, Asia del sud-est asiatico, Islam, civiltà precolombiane e africane. E Braudel ha avuto la fortuna, nello stesso tempo l'intelligenza, perché era stato lui a creare questo sistema di ricerca all'interno di ciò che si chiamava la sesta sessione dell'École pratique des études, ha avuto il vantaggio di avere intorno a lui un gruppo di specialisti. Prendo 3 esempi: Etienne Balasch per la Cina, Daniel Sorner per l'India, Vadim Eliseyev per il Giappone. Cioè, un rifugiato di origine ungherese, un americano vittima della caccia alle streghe del senatore McCarthy, Daniel Sorner, che era tornato a vivere in Francia dopo 10 anni passati in India, e un immigrato russo nato a Pietroburgo nel 1918, figlio di Sergio Eliseyev, il primo ricercatore occidentale interamente formato all'Università di Tokyo, e che dopo aveva fatto carriera dal 1920 in poi negli Stati Uniti. Importante ricordare, partire da questi anni 1950-1979, perché permettono di capire meglio, nello stesso modo, la scrittura, la storia della scrittura di questo libro, Civiltà materiale, economia e capitalismo, e il suo modo molto particolare di lavorare. Avete sotto gli occhi un semplice, per
ricordarlo che non, a, ciò, a quelli che non lo conoscono bene, che più o meno ha edificato la sua vita di studioso intorno a tre grandi progetti editoriali che ogni volta lo hanno impegnato per più di 30 anni. Il primo è stato il Mediterraneo, un Mediterraneo di un mezzo secolo allargato a un secolo e mezzo. Il secondo, Civiltà materiale e capitalismo, a tutto il mondo per almeno 4 secoli e infatti 1 millennio, e poi la Francia per 3 o 4 millenni, che è stato il suo ultimo progetto che lui non ha avuto il tempo di terminare, è morto nel 1995 lasciando soltanto 1 migliaio di pagine, soltanto un terzo dell'opera scritta che è stata pubblicata dopo la sua morte. Io vado a parlare soprattutto stasera dei due primi progetti, il Mediterraneo e il capitalismo, perché è evidente che da un libro all'altro le continuità sono evidenti, però ci sono anche differenze e rotture profonde. E questi cambiamenti sono legati molto meno a una revisione o un abbandono di opinione o di idee anteriori, tipo ho sbagliato e cambio idee, sono legati molto di più al cambio nello stesso modo, nello stesso tempo, dell'oggetto studiato e del punto di vista e d'osservazione che sceglie lo storico, e anche un cambio delle domande che lui va a porre al passato. Ogni libro ha la sua coerenza personale, e sarebbe inutile di criticare Braudel perché dice una cosa diversa in un libro che nell'altro, e questo vale in particolare per il capitalismo e per Genova. Riassumerò rapidamente una piccola ricerca di tipo terminologico che ho fatto, che è ancora superficiale, però che corrisponde, credo, alla realtà. Nella prima edizione del Mediterraneo, terminata nel 1947, scritta in un campo di prigionia di ufficiale in Germania durante la guerra, è pubblicata nel 1949, il libro che gli ha aperto una carriera accademica di successo, la parola capitalismo non c'è. Non c'è neppure nelle pagine dove la troveremmo nella seconda edizione. E nella seconda edizione, lavoro fatto, elaborata fra il 50 e il 66, e dove lui va a inserire molte ricerche personali e molte ricerche degli altri, nella seconda edizione si trova relativamente poco, una 30ina di volte, se non sbaglio, utilizzando l'indice materia del volume. Un esempio, l'opera comprende 200 sottotitoli ai capitoli e la parola capitalismo si trova soltanto in 2 di questi sottotitoli. Dunque è una realtà. È una realtà che viene fatta presente. Non è l'argomento centrale del discorso, tranne e occupa un posto limitato in alcuni momenti chiavi del libro. E poi viene utilizzato anche con molte sfumature, molte virgolette. Vedrete, ho cercato di far dare l'elenco delle formulazioni nelle quali troviamo la parola capitalismo, con alcuni settori, con alcuni aggettivi, eccetera, 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 eccetera. Però troviamo già formulata una idea che sarà centrale per la trilogia futuro,
ciò che conta per lui è il fatto che per lo studio del primo grande capitalismo, ciò che sono le gerarchie interne alle attività mercantili, dominate da quelli che controllano i settori essenziali, cioè non le quantità di prodotti sui quali i guadagni sono limitati, ma il profitto, e dunque il tasso e la facilità del guadagno, l'accumulazione del capitale. E lui scrive l'alto capitalismo mercantile è in questo modo una scelta molto curata e un sistema di sorveglianza e di controllo che funziona, che viene utilizzato soltanto quando c'è speranza di guadagnare molto e in modo molto sicuro. E ciò spiega perché il volume del commercio del grano nel Mediterraneo è 5-10 volte più importante che il volume del commercio del pepe fra Mediterraneo e Europa. Però sul grano, tranne in qualche anno di carestia, i grandi mercanti non investono perché i guadagni sono limitati. Invece sul commercio delle spezie, lì il guadagno è sicuro, e lui ne dà un ottimo esempio il contratto fra la corona spagnola, cioè il Portogallo sotto controllo spagnolo a quest'epoca, per la redistribuzione in tutta Europa, in tutto il Mediterraneo, del pepe portoghese, che viene, è un contratto passato fra la corona e un gruppo internazionale di uomini d'affari che acquisiscono il monopolio della sua rivendita in tutta Europa. Ci sono 32 parti, 7 appartengono ai Fugger, 5 ai Welser per la Germania, dunque 12 al totale, 4 ai Rovalesca per l'Italia, 4 ai Malvenda per la Spagna, 11 ai Ximenes e i loro associati per il Portogallo. La parola oligopola non è pronunciata, però è per il modello del livello del capitalismo alla fine del Cinquecento, una situazione dove i vari partenari si associano per comprare e dividersi in anticipo fra di loro i mercati di distribuzione. E secondo elemento di questa situazione mediterranea della fine europea, della fine del Cinquecento, la grande novità è a un altro livello, è il commercio del denaro, io direi sia dell'argento sia della moneta, che si organizza intorno a 3 elementi principali. Il primo è l'arrivo regolare in Spagna di quantità crescenti di metalli preziosi americani, oro, e soprattutto a partire dagli anni 1550, argento, che vengono a aumentare la circolazione monetaria in tutto il mondo, nell'Europa occidentale, e che vanno a profittare a tutti gli scambi commerciali e anche a permettere di pagare il deficit tradizionale dei scambi fra Europa e Asia. La seconda secondo fattore è lo sviluppo del credito attraverso della carta, del denaro sotto forma di carta, non di biglietti di banca, però sotto la forma di lettere di cambio, metodo di credito a 3-4 mesi, di cui la compensazione viene organizzata a scadenze regolari attraverso il sistema delle fiere di cambio, dette di Bisanzone, trasferite dai genovesi a Piacenza nel 1579, e di cui Brodel ci dice il più grosso avvenimento del secolo da un punto di vista della storia del capitalismo. E poi
il terzo elemento chiave è il ricorso crescente dei stati, principalmente, ma non soltanto, per finanziare le loro spese militari, ai prestiti. Prestiti a breve scadenza, trattati nell'urgenza, con dei tassi di interesse molto elevati, garantite in parte per la monarchia spagnola sugli arrivi di argento metallo americano, però sempre di più rimborsati in titoli di rendita a lunga scadenza, vitalizi o perpetue, a un tasso molto più basso, garantite sui redditi delle tasse e delle grandi città. E sono questi titoli che i finanzieri che hanno prestato soldi ai sovrani prendono la responsabilità di rivendere nel pubblico. Il secolo dei genovesi, breve secolo per Brodel, 1557-1627, secolo più lungo per il suo amico Felipe Ruiz Martín, che ha inventato la formulazione del secolo dei genovesi, però che è morto purtroppo senza avere mai pubblicato il volume di cui tutti citano il titolo, senza aver potuto leggerlo, tranne Brodel che aveva avuto il manoscritto fra le mani. Genova ha il controllo per alcuni decenni di questo sistema economico-finanziario dell'Europa alla fine del 500 e l'inizio del 600, però, scrive Brodel, la sua supremazia non sarebbe stata possibile senza l'aiuto di tutta l'Italia e prima di tutto di Venezia. E Brodel va a sfumare l'idea di un declino di Genova, dicendo che la fortuna dei genovesi non si era creata così in un anno, nel 1557, dopo la strana bancarotta dello Stato spagnolo, e non sparisce del tutto nel 1627. Genova rimane per un lungo tempo ancora uno dei perni della finanza internazionale, soltanto non ha più la supremazia quasi assoluta che aveva. E infatti Genova ha sempre avuto, e ha più che mai, due tipi di fronte a sé, due tipi di partner possibili. Da una parte ci sono i concorrenti tedeschi, portoghesi, che sono spesso dei marandi, olandesi, e che giocano la loro parte secondo le occasioni del momento. E poi c'è un'altra categoria di attori che seguono delle logiche diverse, sono questi stati, e soprattutto la monarchia spagnola, che ha bisogno di questa piccola elite di banchieri di vari paesi per fare fronte nell'urgenza ai loro bisogni, per pagare i soldati, armare le loro flotte, finanziare le spedizioni militari, però che non esitano, dopo, quando l'allerta è terminata, a tornare indietro, a imporre le loro condizioni attraverso queste famose bancarotte, che ricoprono infatti delle conversioni forzate di rendite. Il capitale viene prestato, viene riconosciuto, però viene limitato alle somme che sono state effettivamente versate. In molti contratti di prestito uno Stato si dice di aver prestato 100 e si è prestato 70 o 75, e poi il tasso era del 10 o del 12% e verrà abbassato al 4 o al 5%. Ci vuole lì l'agilità del banchiere, di questo capitalismo, rappresentante di questo capitalismo finanziario,
che rimane fragile di fronte allo stato di cui ha bisogno di prevedere le reazioni spesso brutali e che corrispondono a un'altra logica che la sua, e poi nella misura del possibile hanno bisogno di mettersi, di proteggersi contro queste, con questi cambiamenti, e a questo momento l'urgenza cambia, passa da un'altra parte, sono i banchieri che devono anticipare per liberarsi, per vendere tutte queste promesse, queste riconoscenze di debito che non potranno essere rispettate. Ecco, quali sono le figure del capitalismo, dei suoi attori, delle sue attività, delle sue performance, dei suoi limiti e anche dei contesti nei quali questo capitalismo mediterraneo del tardo Cinquecento è portato e spesso costretto ad operare. Sono queste figure di capitalismo che Baudel ha ritenuto dello spettacolo del Mediterraneo e per una parte del suo interland europeo durante il lungo Cinquecento, e che ha scelto di presentare e di mettere in scena sotto questo nome nella seconda edizione nel 1966. Nella prima edizione, l'ho detto, la parola capitalismo non c'è, viene sostituito soltanto dalla parola speculazione. E dunque vediamo che in questo contesto dell'immediato dopoguerra un cambiamento di vocabolario corrisponde anche un cambiamento di problematiche, di vocabolari, di questioni poste al passato. Però per sfruttare tutte le possibilità che erano inerenti a questo cambiamento bisognava scrivere un altro libro, e per interrogare non soltanto il Mediterraneo ma tutta l'Europa, e non l'Europa soltanto, però la totalità del mondo, che l'Europa aveva cominciato fin dalla fine del 400 a unificare, e bisognava interrogare anche direttamente il presente di un mondo le cui trasformazioni impreviste lo affascinavano. Doveva dunque scrivere un altro libro, di cui aveva pubblicato nel 67 il primo volume, Civiltà materiale e capitalismo, e che era una sorta di prima pietra dell'edificio. Avrà bisogno di 12 anni per portare al termine questi tre volumi, di cui ormai il capitalismo diventa la parola chiave del titolo, il protagonista nuovo inatteso alla costruzione del libro e la figura centrale di una parte del secondo volume e soprattutto del terzo volume intitolato, che non a caso, Il tempo del mondo. Una figura che viene interpretata da vari attori che giocano ognuno il loro ruolo con le loro caratteristiche particolari e che danno il suo significato globale a una storia più lunga e non compiuta di cui viviamo oggi di fronte a un futuro molto incerto, il momento più recente, e un momento che proporrò alla fine della mia conclusione di confrontare con, a 35 anni di distanza dalla pubblicazione del libro, col momento che Baudel aveva vissuto negli anni 60, quando ha scritto e ripensato e fortemente ristrutturato il suo libro. Sarò breve, andrò molto rapidamente su questa ristrutturazione. L'importante è di segnalare che lui era partito, quello che si prende la prefazione del 67 al primo volume,
aveva detto ci sono, pensava a due volumi, da una parte la civiltà materiale, l'economia contadina al di fuori e al di sotto del mercato, tutta la vita locale che corrisponde ai settori dominanti della produzione agricola, dei consumi, eccetera, eccetera. E dall'altra parte, insieme, due livelli, enfin, due settori fra cui lui stabiliva, proponeva una differenza, la vita economica articolata che rispetta alcune regole di funzionamento e accanto e al di sopra un gioco capitalista più sofisticato e che non controlla però fa dei passi per controllare in parte tutte le forme della vita o economica o materiale se ne viene lasciato la possibilità. Dunque una tripartizione c'era, però non era portata nel piano iniziale fino alle sue ultime conseguenze. Invece la tripartizione diventa l'elemento, l'ipotesi centrale della scrittura finale. La vita economica, per Braudel, si divide non in due, economia naturale, economia monetaria, però in tre zone che hanno ognuno ha la sua logica. La prima, quella centrale, è la cosiddetta economia di mercato, cioè il meccanismo della produzione dello scambio e quella delle realtà chiare, trasparenti, dei processi facili a identificare che ne costituiscono le regole, però è anche su questa prima zona la più chiara che, che si è costituito il discorso fondatore della scienza economica che si è rinchiusa fin dall'inizio all'interno di uno spettacolo privilegiato escludendo gli altri. Per questa zona dell'economia di mercato che non si confonde per lui col capitalismo viene sotto di lei, sopra di lei due altre zone la cui caratteristica non è la trasparenza e l'opacità perché mancano per ragioni diverse i documenti per analizzarli. La prima evidentemente quella dell'economia contadina è difficile da osservare, si conoscono le parti pagate, versate dai contadini ai proprietari, si conosce molto di meno ciò che conservano per loro i contadini, è presente in tutto il mondo e il suo volume è, dice, semplicemente fantastico. Lui ha proposto di chiamarla vita o civiltà materiale, aspettando che qualcuno inventi un altro nome che sarebbe più giusto. La seconda invece, zona di forte opacità, occupa il livello superiore, dove alcune gerarchie sociali attive vanno a cambiare le regole del gioco dello scambio al loro profitto, a rovesciare l'ordine stabilito, a creare delle anomalie, delle turbulenze. Era il momento dove la parola bubble cominciava ad essere utilizzata in inglese per parlare di queste turbulenze e conducono i loro affari secondo delle strade molto particolari. A questo piano superiore alcuni grossi mercanti di Amsterdam nel 700 o di Genova nel 500 possono far rovesciare, riorganizzare dei settori completi dell'economia europea e perfino mondiale.
questa seconda zona di opacità che si situa al di sopra delle trasparenze dell'economia di mercato e in qualche modo il limite superiore e rappresenta per me il terreno, il mondo per eccellenza del capitalismo, senza di lei il capitalismo non si può pensare, vi trova alloggio e prosperità. E questo schema tripartito, che è allora proposta da Braudel come la chiave di una opera che è stata concepita al di fuori, al margine della teoria e di tutte le teorie, seguendo soltanto l'osservazione concreta e la sola storia comparata, comparata nel tempo, secondo il linguaggio della lunga durata, comparata anche attraverso lo spazio più largo possibile, visto che il mio studio, nella misura dove lo potevo, è stata esteso al mondo intero, è stata mondializzata. Altri elementi sono intervenuti per spiegare questo cambiamento, questo riorientamento della concettualizzazione del libro. Il primo è stato la rivoluzione culturale del 68, nella quale Braudel ha visto subito una rottura fondamentale e durevole delle nostre società. Dichiara in un'intervista all'epoca che una società fa una rivoluzione culturale quando è incapace di fare una rivoluzione strutturale. E il secondo elemento, il secondo momento importante è stata la crisi economica del 1973-74, che segna per lui un momento di cambio fondamentale, l'inizio di un nuovo ciclo di Kondratiev, e di cui vede come primo effetto la proliferazione nuova di una forma nuova di economia fuori del mercato, il lavoro nero, più le numerose forme di lavoro domestico, eccetera, eccetera, che viene a rappresentare al di sotto, fuori del mercato, al minimo 30 o 40% del prodotto nazionale, che scappa a tutte le statistiche, pure nei paesi industriali. E questa rottura del 73-74 viene a confortare, a confermare la sua scelta della tripartizione, cioè è vero che se la zona dell'economia di mercato è la più direttamente colpita dalla crisi delle vecchie regioni industriali dell'Europa e degli Stati Uniti, dalla disoccupazione, dalle delocalizzazioni, dalla mondializzazione, le due altre zone reagiscono in modo diverso alle crisi e sviluppano ciascuna la loro stessa, la loro personale strategia per adattarsi alla situazione. E tutte e tre non smettono mai di interagire, come lo dice alla fine delle conferenze del 77 che citavo nella biografia, che riassumono le idee principali del suo libro, che non era ancora terminato e che sono state pubblicate dopo sotto il titolo della dinamica del capitalismo. Dividere per meglio capire, dividere fra tre piani, come l'ho fatto io stesso, o fra tre tappe, capitalismo mercantile, industriale e finanziario, significa mutilare, far entrare, limitare la realtà economica e sociale, che è molto più complesso. È sempre l'insieme che dobbiamo raggiungere, e un insieme può essere raggiunto soltanto con il superamento dell'eurocentrismo che ha segnato la nascita e l'affermarsi della disciplina storica e il mondo nella sua totalità, che bisogna tentare ad ogni costo
di analizzare. Il Mediterraneo è stato per lui il punto di partenza, lo spazio di un primo tentativo per vedere, per avere una visione globale dei suoi primi sforzi di concettualizzazione e delle sue prime ipotesi di interpretazione. Non sparisce dalle sue analisi, è sempre lì presente, però il suo posto viene ridefinito all'interno di una storia più globale del mondo, una storia che rimane al momento dove scrive e termina il suo libro largamente da scrivere. Non avrò il tempo, visto che devo recuperare una parte del nostro ritardo, però è sempre difficile. Volevo ricordare soltanto alcuni punti per arrivare alle conclusioni che mi sembrano più importanti. I giochi dello scambio, il titolo del secondo volume, evidentemente corrisponde a questa zona di maggiore chiarezza, di maggiore trasparenza. L'importante per lui è dimostrare che il controllo del mercato e dei prezzi è fatto per proteggere il consumatore, cioè per proteggere la concorrenza, e che al limite sarebbe piuttosto il mercato libero, per esempio il private market inglese, che tenderebbe a sopprimere nello stesso tempo controllo e concorrenza. Nel modo opposto, il capitalismo a casa sua nel campo della circolazione però non ne occupa tutto lo spazio, ha i suoi luoghi preferiti, ha i suoi rapporti con lo Stato che può essere talvolta il complice suo, talvolta uno che limita le sue margini di attività o che gli impone di giocare un ruolo che non vorrebbe assumere. Il capitalismo non è dunque mai solo, fa parte di un insieme sociale sempre più esteso di lui che lo sopporta e che gli comunica il suo movimento. La base del suo successo, il rifiuto della specializzazione, l'adattazione per ricercare il profitto massimo e abbandonare agli altri le attività dove c'è ben poco di guadagnare. La base del suo successo è la perfetta conoscenza del mercato dei suoi attori e l'informazione raccolta e il commercio a lunga distanza e tutte le attività dove c'è concorrenza, però senza concorrenti, cominciando dai monopoli a scala internazionale, eccetera. E l'idea importante per noi oggi è che mettiamo l'ingresso nel capitalismo della produzione è stato riservato ad alcuni momenti della vita economica e che mettiamo l'atteggiamento più normale e di non prendere impegni durevoli nel settore della produzione per invece concentrarsi sui settori più proficui e senza concorrenza. Il solo interlocutore per il capitalismo a questo livello sono gli stati, che assumono loro la responsabilità dell'ordine e dell'ordine sociale, il rispetto delle regole, dei privilegi e dei diritti, l'ordine interno del paese, polizia del territorio, l'ordine esterno, esteriore, eccetera. Però gli stessi stati, con pretese sempre più estese e le cui spese sono spesso superiori agli ingressi
e che tentano di imporre la loro politica monetaria, fiscale, finanziaria e doganale dal mercantilismo in poi, non hanno mai neppure loro il controllo esclusivo e totale del gioco. Tutti devono accettare dei compromessi per raggiungere i risultati. Due parole rapide prima di arrivare alla conclusione sul terzo volume, Il tempo del mondo, economie mondo e economia mondiale. Brodel aveva tradotto dal tedesco l'espressione di Weltwirtschaft, proponendo una traduzione non di economia mondiale, però di economia mondo, e l'aveva applicato al Mediterraneo del Cinquecento, nel quale proponeva di vedere un mondo a sé, una porzione della pianeta economicamente autonoma, capace per la maggior parte di bastare, di rispondere ai suoi bisogni e ai quali i suoi collegamenti, i suoi scambi interni conferivano una certa unità organica. Wallerstein, dopo di lui, aveva ripreso l'espressione per applicarla all'Europa della seconda metà del secondo millennio e proporne una versione di conquista e di estensione e di dominazione del mondo. Lui, Brodel, la riprende nel 79 per applicarla all'Europa della totalità del secondo millennio e anche ai millenni anteriori, però per applicarla anche al resto del mondo, che vede diviso a lungo non in più economie mondo, accanto all'economia mondo europea, c'è il mondo russo, c'è l'impero turco e c'è soprattutto la più estesa delle economie mondo, quello dell'estremo oriente, dove la Cina e l'India sono state inserite dall'inizio del 400, un secolo prima dell'arrivo degli europei, all'interno di una super economia mondo, il cui centro è stato fissato dall'espansione dell'Islam nell'Asia del sud-est, intorno a Malacca, il posto stesso dove europei, portoghesi, poi olandesi, poi inglesi vengono a stabilirsi per operare all'interno di questa economia mondo asiatica. Queste economie mondo sono delle realtà di lunga durata e devono alla loro durata, alla stabilità del loro spazio e al fatto che sono controllate e organizzate da un centro urbano che evidentemente può cambiare nel tempo, prendendo soltanto la seconda metà gli anni 1400 in poi. Il centro urbano dell'economia mondo europea sarebbe stato prima Venezia, poi all'inizio del Cinquecento Anversa, che i portoghesi hanno scelto come luogo di vendita delle loro spezie, poi Genova, per una parte almeno del secolo dei genovesi, poi Amsterdam, a partire dall'inizio del Seicento, e poi Londra, che negli ultimi decenni del Settecento può appoggiare la sua economia urbana sul mercato nazionale e sul suo capitalismo finanziario e su uno sviluppo industriale eccezionale. Per Londra cederà il suo posto a New York nel 1929. Per il presente e per il futuro ho lasciato in questa cronologia un punto interrogativo a questa domanda. In un testo ulteriore del 1982, Brodel rispondeva: New York per ancora un po' di tempo, la Cina ha accumulato troppi ritardi e il Giappone sarebbe soltanto, nella migliore delle ipotesi, un'altra Inghilterra.
Il libro si conclude alla fine del Settecento, però ciò che ha colpito il pubblico, che ha reagito positivamente, è stato il fatto che Brodel non ha resistito alla tentazione che ne aveva orientato la concezione della scrittura e la scrittura a confrontare il passato al presente, le realtà storiche alle realtà presenti, e fare la parte nel mondo attuale di ciò che è continuità e discontinuità. Un capitalismo che è per lui una realtà di lunghissima durata, però che prende secondo le epoche delle configurazioni differenti. Per Brodel il rifiuto fondamentale è quello del rifiuto dell'evoluzione per fasi successive, però la riaffermazione del monopolio e delle oligopoli come chiave principale della sua dinamica, la sua capacità di resistere alla concorrenza, la sua capacità a passare ogni volta da un settore all'altro. Il capitalismo per lui, molto di più che un sistema economico, vive dell'ordine sociale, è avversario o complice, è uguaglianza quasi con lo Stato, approfitta anche dell'appoggio che gli dà la cultura, che dalla cultura la solidità dell'edificio sociale, tiene controllo le classi dominanti che lo difendono per difendersi loro stesse, però allo Stato vengono lasciate i compiti poco remuneratori o troppo cari. Di fronte alla crisi attuale, per lui, scrive nel 79, molto più grave che quella del 29, il capitalismo ha tutte le possibilità di sopravvivere al prezzo di una risurrezione profonda, però vittoriosa. 35 anni dopo, direi, cosa dobbiamo pensare? La mia risposta è: Brodel è sempre attuale. Molte cose hanno cambiato e nello stesso tempo cosa possiamo osservare? Un indebolimento dello Stato che è sempre più concentrato sulle responsabilità costose e prima di tutto gli stati attuali sono responsabili della disoccupazione, e parallelamente abbiamo assistito a un progresso del livello superiore del capitalismo che si è liberato dalla concorrenza dello Stato, però nello stesso tempo vediamo da parte dello Stato delle capacità di reazione, vediamo gli Stati Uniti, dopo l'esperienza dei Lehman Brothers hanno dovuto salvare le banche, too big to fail, e salvare anche l'economia di mercato attraverso il quantitative easing. Lo Stato americano è stato anche capace dopo di imporre alle banche svizzere di rinunciare al loro segreto e imporre alle banche americane e a quelle europee o di altrove che non avevano rispettato le sue regole di pagare delle multe molto importanti. E l'altro ieri la Commissione della concorrenza dell'Unione Europea attaccava Google con l'accusa di monopolio. Abbiamo assistito a una triplice riconquista del profitto, la sottomissione della produzione industriale alle esigenze degli investitori, la liberazione del mercato del lavoro e la rivoluzione tecnologica, di cui Apple o Google sono degli ottimi esempi. Assistiamo alla permanenza dell'economia e mondo. Dove situare la Cina di oggi? Dentro e fuori del gioco nello stesso tempo, la fabbrica del mondo, perché nello stesso tempo cerca di creare la sua, di riprendere il controllo dell'economia mondo asiatica, imponendo il yuan come moneta di questa economia mondo per riprendere il controllo della sua zona, e vediamo gli sforzi della Russia di Putin per
pure lui tentare di riprendere il controllo dell'economia russa e resistere alla trazione dell'Europa. Osserviamo la permanenza delle gerarchie e il rinforzarsi dappertutto, inclusi nei paesi ricchi, delle disuguaglianze sociali. Piketty è stato citato abbondantemente. Vediamo il capitalismo nel discorso culturale con la vittoria temporanea o più lunga durata del discorso nel liberale. E vediamo anche le incertezze delle società nostre, quelle dei nostri paesi, però anche quelle di altre parti del mondo, che sono alla ricerca di nuovi punti di riferimento. Può essere la religione, lo Stato, la nazione, la famiglia, l'individualismo, un po' di tutto insieme, però senza possibilità di proporre delle soluzioni credibili immediate. Scusatemi, ho parlato un'ora, però ho cominciato con ritardo. Ringraziamo il... Ringraziamo il professor Aimard per questa complessa e articolata analisi del secolo dei genovesi, ma non solo, del Mediterraneo e del capitalismo, per arrivare fino ai giorni nostri, quindi confermando la validità del concetto di storia a lungo termine. E vi invito a proseguire questa analisi sull'età del capitalismo con l'intervento del professor Donald Winch su Adam Smith e i suoi successori. Grazie.